se si vuole mettere in sofferenza ancora di più i nostri impianti, si dovevano inventare questa cosa, collusi con la Corte di Cassazione, ovvero sia che gli impianti EFUNE dovranno pagare l'IMU. Questa è una pazzia. Poi arriva da una sentenza che mette in discussione un po' gli impianti come se fossero attività commerciali, capisce bene che la cosa diventa estremamente complicata. E noi chiediamo al governo di rivedere questa posizione, perché gli impianti a fune sostanzialmente non sono impianti che fanno reddito, sono impianti a servizio di altre attività, per lo più turistiche, l'alberghiero, la ristorazione. I gestori degli impianti stanno già soffrendo, il 90% in Lombardia il bilancio è in rosso, questa rischia di essere una definitiva mazzata.